Buongiorno. Buongiorno. Prego, si accomodi. Grazie. Posso poggiare da quanto parte? Sì, prego, in questa sedia. Allora, prego, appena finito si siede, si accomodi. Allora, chiamate, sono le ore 15:14 del 29 aprile del 2010, siamo agli uffici del Procuratore Pubblico di Varese, si procede all'esame quale persona informata sui fatti di Rondinella Renato. Allora, dottore, per cortesia, dia le sue generalità completa e verbalizzanti. Si spenga eventuali si, telefoni. Sto spegnendo, appunto. Prego. Scusi solo un attimo, l'ho fatto prima. Allora, dottor Renato Rondinella, nato a Napoli, sì, il giorno 11 dicembre 1946. Ha qualche pseudonimo o soprannome? No. Nazionalità? Italiana. Sono domande di rito, non si meraviglia. Sì, non mi meraviglio perché faccio... Molti hanno un alias, hanno un diminutivo che poi diventa una specie di secondo nome. Legale, per cui sono abbastanza... Ma molte volte sono abitudini di famiglia, di quando uno si porta da giovane, eccetera. Ah no, il soprannome, lei diceva. No, sì, il soprannome non sempre un fatto dispregiativo. A volte, no, anzi. A volte viene proprio indicato qualcuno... In Romagna, per esempio, dove io sono frequentemente, tutti hanno un soprannome, per cui... Prego. Residenza anagrafica. Allora, Grizzana Morandi, provincia di Bologna, Poggio di Veggio 42, CAP 40030. Di Mora. La stessa? La stessa. Stato civile? Coniugato. Professione? Medico chirurgo. Lei è specialista anche in medicina legale, vero? Sì. Allora, dottore, vorrei prima precisare, avere chiaro una cosa. Noi abbiamo in atti una sua relazione, una sua consulenza del 10 luglio del 2009 indirizzata all'attenzione della signora Lucia Uva. Sì. È l'unico elaborato che lei ha fatto? L'unico elaborato che io ho fatto. L'unico elaborato? Sì. Da chi ha ricevuto l'incarico? Dalla signora Lucia Uva, che mi contattò telefonicamente da Varese dicendomi se poteva sottopormi è una documentazione per una valutazione medico-legale. Dopodiché venne a Bologna e mi portò una documentazione. Ok. E io presi un po' di tempo per guardarla, precisando alla signora Uva che, per quello che mi riguardava, visto che aveva insistito molto, io potevo farle una valutazione sugli atti che lei mi portava, ma che difficilmente avrei potuto poi avere incarichi successivi, visto che non era neanche, cioè, molto lontano e non okay. È conveniente. Lei ha mai avuto richieste di ulteriori elaborati da parte dei difensori che si sono succeduti? Mai. Non ha avuto contatti con i difensori? Fuori qui ho incontrato una ragazza che non avevo mai visto in vita mia prima e che mi ha detto di essere una del collegio di difesa, ma l'ho vista. E a che titolo le ha detto che era presente qui? Perché a noi in verità sorprende la presenza di un avvocato quando chiamiamo un testimone. Ma mi ha chiesto chi io fossi, visto che siamo stati fuori circa 4 ore lì fuori. Certo. E mi ha chiesto chi io fossi e io ho detto ha fatto indagini qui sul piano della procura l'avvocatessa? No, mi ha chiesto garbatamente, lei scusi, deve entrare dal giudice, chi è, mi può dire come si chiama? Io ho detto mi chiamo Renato Rondinella, dice lei è stato consulente. Ci siamo scambiati 4 parole in croce molto formali e basta. No, no, ma non l'avevo mai vista prima, né ho avuto aver parlato per 4 ore, la mia era così, no, solo dopo, per sapere perché dopo, se io chiamo dei consulenti arriva l'avvocato. Cioè questo io non riesco ancora a capirlo, pensavo che lei avesse una preziosa spiegazione. No, mi dispiace, non posso esserle utile. Benissimo. Nel senso che l'ho abbiamo qua. Questa apparizione di un difensore, perché io ho citato un consulente e appare il difensore. Per me era solamente un... No, ma non le sto facendo più un addebito, Sì, sì, no, cioè, è qui da ore bene. Fuori, solo perché noi abbiamo citato dei consulenti, c'è l'avvocato che piantona il mio ufficio, cioè proprio fa invidia, fa mettere invidia ai miei collaboratori, che è molto più... Vabbè, a parte le battute. Quindi lei non ha avuto invece la possibilità di relazionarsi in termini tecnici con i difensori? No, mai. Anzi, le posso dire una cosa, la signora Uva quando venne a Bologna la volta che ci siamo visti
chiese a me se avessi eventualmente qualche consiglio, non solo medico legale, ma legale da darle, perché era molto confusa e non era molto. E non, da quello che ho capito, non si sentiva assistita adeguatamente. Io dissi: ma lei come ha avuto il mio nominativo? Scusi signor, perché sta a Varese, io sto a Bologna. Cioè, io l'ho guardato sulle pagine gialle e ho trovato nell'elenco dei medici legali bolognesi il suo nome. Effettivamente io sono nelle pagine gialle, e quindi, volendo sentire un parere di uno specialista che non fosse locale, lei ho preso contatto con lei. Benissimo. Benissimo. Senta, dottore, un'altra domanda e poi entriamo nel merito. Lei è stata informata dalla signora Uva che in quella fase era assistita da un difensore? Sì. Ecco. E mi disse che aveva un difensore. Se mi chiede di ricordare chi è, no, questo nome, io non me lo ricordo, però le ho ripetuto prima, e la signora prima, non, lei mi non disse le ha chiesto che... di relazionarsi col difensore dell'epoca? No. Quindi il suo lavoro è stato portato al difensore dalla signora Uva? Esatto. Io infatti, se lei vede la mia relazione, è indirizzata alla signora Uva, infatti. Perché è l'unica persona con cui ho avuto contatto. Ok, un'altra domanda. La informò che vi erano stati dei consulenti già nominati alla signora Uva? Di tipo medico legale? Sì. Io non credo. No, no. Me lo informò? Sì. No, no, no. Io non lo no, so. No, scusi, non vorrei equivocare. Quando lei ha detto non crede, intende che non la informò. Perché il dato storico è certo, non, cioè che la signora a quella data avesse avuto già dei consulenti medico legali, questo glielo dico io. Allora, le sto chiedendo se la signora la informò di questa circostanza. Signor giudice, se devo essere proprio sincera, non me lo ricordo proprio. No, perché però ecco, posso dirle questo, che lei venne quando io rimasi un po' stupito. Voglio dire, conseguenzialmente le chiederei se lei allora aveva letto le relazioni dei precedenti. Assolutamente consulenti. No, non ho letto nessuno. Cioè, questo se, glielo posso se la signora l'avesse informata che erano state già letto, delle consulenze, immagino no, che lei ho avrebbe letto una delle documentazione visione. che peraltro ce l'ho qua, per cui c'è quello che le ha portato la signora. Sì, esatto. La vogliamo, perché la mia domanda, la domanda che le stavo per fare era proprio questa: quali documenti le ha portato la signora? Se lei li ricorda a memoria, ce li dice a memoria, no, se me li memoria. Vuole mostrare, li mostra. Prego. Giudice, ma sono esattamente comunque quelli che io ho citato nella mia relazione. Benissimo. Allora, se lei ha pazienza, ce li ho. Sono ricco solo di pazienza, come diceva qualcuno. E beh, ma alla mia età anch'io. Ecco, sì, vedo che lei ha fatto una correzione di rotta all'ultimo minuto, stava dicendo alla nostra età. Ho visto che lei è molto più giovane di no, me. No, non molto. No, no, non è molto. Più giovane di me. Classe 57, quindi non sono molto giovane. Sono 11 anni, quindi è sensibile. Spero. Allora, io ho una relazione di consulenza tecnica chimico-tossicologica. E questa è della dottoressa Vignali. Vignali. Ok. Poi ho una risoluzione di consulenza tecnica medico-legale del dottor Marco Motta. È il medico legale incaricato dell'autopsia. Non ce l'ha intera però. Non lo so, io ho questa. E non sono 15 pagine. 15 pagine? No, sono tutte 15. Le fotocopie? Non lo so. Ah, avanti e retro, sì. Ok, ok. Poi ho una documentazione fotografica e poi... Mi fa vedere, scusi, le foto che le sono state mostrate. Sì, esatto. Grazie. Ok, sì. Poi? E poi ho una cartella clinica. Prego. Grazie. E quindi è esattamente quello di cui poi a cui ho fatto. La cartella clinica con la data di uscita, 14 giugno, purtroppo, uscita in Fausto. Una... Ecco, io ho... è esattamente quello che poi ho citato nella mia relazione di 5 pagine. Allora, senta, dottore.
le ho fatto queste domande all'inizio, perché allora mi sembra giusto informarla che innanzitutto le fotografie che le sono state mostrate e che lei adesso ci sta esibendo, sì, sì, dica pure, sono soltanto una parte di quelle che fanno parte dell'elaborato. D'accordo, io ho visto solo questa. Lo so. Noi adesso avremo bisogno però di documentarlo questo. Cortesemente, se ce le dà, facciamo un attimo la fotocopia in modo che alleghiamo le foto. Sì, di queste che così perché risulti quali sono le foto che il dottore ha potuto visionare. Sarebbe neanche giusto fare domande su cose che non ha visto. Quindi documentiamolo. Facciamo una rapida fotocopia di tutto e le foto. Solo le foto. Le altre cose sono ben indicate. Invece le foto, guarda che non sono numerate, per capire quali sono quelle che il dottore ha visto e quelle che no. Facciamo la foto completa. Allora, senta dottore, in attesa che facciamo questa... Ora, lei dice nella sua nota che ha da muovere due appunti, o meglio fa due valutazioni critiche di quello che è stato l'approfondimento medico-legale fino a quel momento. E cioè lei dice che la documentazione, dalla documentazione, perché lei ha visto solo la documentazione, venivano evidenziate delle ecchimosi e tumefazioni multiple sospette per lesioni traumatiche nella regione nasale, oculare, al tronco, agli arti e alle mani. Le chiedo, lei... o dalle foto o dall'elaborato del suo collega medico legale nominato quale consulente del PM, ha potuto verificare se vi era stata un'indagine approfondita? Scusi, non ho capito. Dell'elaborato del mio collega? Del suo collega medico legale nominato da noi come consulente? Ah, dal dottor Motti. Dal dottor Motti, sì. Lei ha potuto verificare se vi erano stati i dovuti approfondimenti su queste ecchimosi e tumefazioni? Ma secondo me, da quello che ricordo, venivano descritti. Adesso non... No, se c'erano stati anche gli approfondimenti, no? Ma io allora, devo dire questo, io non ho fatto appunti alla relazione di Motta, ho fatto alcune osservazioni... al materiale che mi è stato dato, come mi è stato richiesto dalla signora. E allora io non ho appunti da fare alla... Ma io le ho fatto un'altra domanda, le ho chiesto se lei ha potuto verificare... Ce l'abbiamo qua adesso. L'indagine e quindi l'approfondimento di queste lesioni. Perché adesso, lei dice sarebbe probabilmente utile un approfondimento. Sì, non tanto però sulla base di due elementi. Non tanto riguardo all'ecchimosi. No? No, io penso che gli approfondimenti sarebbero dovuti, sarebbero forse utili, sarebbero utili, in base a quello proprio che è molto... dettagliatamente il dottor Motta descrive nella sua relazione, laddove alla pagina 11 nella sua relazione, non tanto sull'esame obiettivo esterno, ma quanto sull'esame istologico del polmone, sì. Descrive come testualmente molteplici immagini di embolia adiposa. Sì. Ora, questo è quello, io non faccio appunti, lui molto, molto dettagliatamente ha descritto. Ora, siccome l'embolia adiposa riconosce fra le sue cause principali, il traumatismo o meglio, la frattura ossea. Che ci sono state. Qualunque, e ci sono stati secondo lei? Adesso io non ricordo se lui le descrive, francamente. Ma queste pure, ci sono fratture ossee? Da quello che lui descrive non so se sono state evidenziate. La guardi? Possiamo leggerlo? Prego, prego, la guardi pure e poi mi dia direttamente perché, la risposta. Mi perdoni, signor giudice, però sono passati vari mesi. Io non si preoccupi. D'accordo. È l'avvocatessa che l'ha distratta, se no lei poteva rileggersela, così era più preparato, te li ricordi? Sì.
Va bene, allora, ispezione esterna, cadavere supino sul tavolo anatomico, maglietta, pannolone. No, no, la legga a mente, forse cerchi il punto e poi a me dia la risposta. Cioè, non c'è dubbio che tra le possibili cause dell'embolia vi sono le fratture ossee. Io le sto chiedendo se ce ne sono state. Se visto sono state descritte, eh? Oppure se lei è... Io non ho modo di sapere, scusi, se sono state... Oppure se lei ha elementi per ritenere che l'autopsia non è stata fatta come doveva. No. E quindi che c'erano delle lesioni che sono sfuggite. No. Ecco. No, perché sa, io me lo pongo anche questo, no, scusi, questa domanda, no? Qui è la domanda, però, secondo me, mi perdoni, signor giudice, è una domanda che lei mi fa un po' da profano. Sì. Perché... Diciamo. Sì, mi perdoni. E poi verificheremo man mano dopo se è giusta la sua. Cioè, ci sono dei tempi diversi, cioè il perito settore fa l'esame ispettivo del cadavere, poi fa la sezione, e poi l'esame istologico data molte settimane addirittura. Sì. Quindi là dove lui ha visto molto tempo dopo un'embolia che viene descritta come immagini multiple, quindi abbastanza, ecco, solo molti giorni dopo non l'atto. Dice un'embolia, dice molteplici immagini di molteplici immagini di embolia grassosa adiposa. E allora? Quindi non è sincrono l'accertamento che e ha fatto. E quindi spieghi al profano cosa vuole dire? Al profano può darsi che senza un accertamento, per esempio, anche radiologico dello scheletro, che non si fa mai in quale, prima battuta, quale scheletro? La colonna vertebrale? Colonna, osso del bacino, grandi ossa lunghe, che sono sedi di, possibili per fratture di... che non avrebbero mostrato nessun altro segno, solo con la radiografia erano rilevabili. Una frattura di un arto è più facile da evidenziare. E qual è invece complicata? Beh, per esempio una frattura molteplice del bacino, anche frammentata, in un soggetto che oramai poveretto è morto, lei fa fatica. Cioè? Che cos'è che non si vede? Non ci sono infiltrazioni, non ci sono segni di perdite ematiche, la lesione interna, non c'è niente. Al tatto non si sente niente, il soggetto poteva camminare tranquillamente, il soggetto poteva camminare tranquillamente, senza problemi, poteva scalciare, correre, fare, senza problemi. Questo me lo sta chiedendo? Sì, sì, glielo sto chiedendo, perché non esiste solo la radiografia, no? No, però ecco, il perito settore secondo me non è che ha fatto male, ma ha dei tempi diversi di accertamento. No, ma spieghi al profano, se continua a spiegare al profano per favore questo passaggio. Cioè la frattura al bacino, lei dice, se non si faceva la radiografia non c'è possibilità di vedere che c'era. È molto difficile. Quindi non serve a niente l'anamnesi, non serve a niente la constatazione obiettiva, non serve a niente... No. Che è la constatazione, non serve a niente il fatto che il medico abbia constatato con lo stato dei luoghi, se la stessa era mobile, se l'arto com'era, se vi erano presenze di perdite di sangue e quant'altro. No, per essere sicuro che ci fosse una frattura bisognava per forza fare la radiografia. No, è questo che mi sta dicendo? No, perché io sono profano e devo capire. No, è proprio qui. Allora, intanto... Guardi che ho compreso quello che lei ha detto, anche se mi è stato difficile appunto da profano arrivarci, però le sto facendo un'altra domanda. Sì. E cioè non se il risultato dell'esame istologico doveva far pensare ad una possibile frattura, ma se in sede di autopsia, e quindi prima, è stato fatto tutto ciò che era necessario per poter dire che la frattura non c'era, anche senza aver fatto la radiografia, oppure sta dicendo che solo con la radiografia si poteva avere... No, io sto dicendo che in medicina bisogna ragionare non sulle ipotesi, ma sui dati concreti. E infatti, è uno degli insegnamenti più classici della vecchia scuola medica. Dottor, risponda alla domanda, per favore.
Certo che sto rispondendo. No, non mi sta rispondendo, sta facendo una lezione. Allora, io ho detto semplicemente... Non mi interessa, io voglio una risposta alla domanda. Se non è chiara la domanda, io la ripeto. Però io voglio una risposta alle domande. Non sono qui per ascoltare lezioni. Allora, la mia domanda è: sulla base di ciò che il medico legale ha fatto in sede di esame esterno e di esame autoptico, prima naturalmente di conoscere l'esito dei vetrini, ma questo non ci interessa in questo momento, è stato messo qualche cosa che ha pregiudicato irreparabilmente la cognizione se esisteva o meno una frattura al bacino? Mi deve lasciare 3 minuti per leggere di anche nuovo. 5, non c'ho problema. Beh, se mi consente, perché... Anche 5 le dico. D'accordo. Non prende proprio in esame lo scheletro, né nell'esame obiettivo né in nessun'altra parte della sua relazione. Controlli. Non prende in esame lo scheletro, no. Cioè vuol dire che non ha fatto nessun controllo. Non ha fatto, forse la potrà avere anche fatto, ma non l'ha riportato nella relazione. Non c'è nulla, controllo. Io non sto a prendere indicazioni da lei, dottore, io le faccio domande e lei mi dà risposte. D'accordo. Io posso averlo già controllato prima, lei non è tenuto a saperlo, né a dirglielo. D'accordo. Signor giudice, io sono qui per collaborare. Ma lei mi dice controlli. No, dico, ho forse detto controlliamo che non è vero insieme, che... verifichiamo. No, io ho fatto una domanda e lei mi ha risposto. D'accordo, allora, non c'è traccia nella descrizione che il medico legale fa di un'ispezione fatta allo scheletro, se non alla piramide nasale. Mi può essere più preciso, per esempio, parlando della colonna vertebrale, se per caso non è citata. Quindi lei dice, da tutto ciò che io ho a disposizione, non posso sapere se che lui ha fatto nessun fatto. Controllo. No, non posso sapere se l'ha fatto o non l'ha fatta. Appunto, non l'ha scritta. No, momento, ma al di là da tutto quello che lei ha visto. Sì. Per esempio la colonna vertebrale. Qui io non trovo nessun riferimento. Ottimo. Mi può descrivere la foto che le sto mostrando? Questa è una cavità toracica addominale aperta, vuotata degli organi. L'aveva mai vista prima? Mai. Bene. Mi può dire cosa significa per lei questa foto? Nella metodica per l'autopsia, che vuole cosa dire significa? Che è già stato fatto l'esame degli organi interni. E che? E che... Cosa sta facendo il suo collega con quella foto? Sta aprendo la gabbia toracica per procedere a una fotografia che dimostri lo stato interno della cavità toracica e addominale e pelvica, che comprende anche la struttura ossea, no? Scheletrica? Parzialmente, certo, nel senso che lei vede che non è stato scheletrizzato, quindi non è stato scheletrizzato, no, cioè non è stato dissossato, no, non è... Che cosa non è stato? Normalmente questa è la procedura che si usa nelle autopsie, quindi... Sì, e quindi? E quindi quello che lei che non mi vuole fare dire... Io non le voglio fare dire, no, faccio quando, le domande, lei non quando dice, lei non mi ha fatto la domanda, ha fatto appunti
alla relazione, io non ho fatto punti, ho solo notato che molti. No, ma risponda sempre su quella fotografia, per favore. Non cambi argomento. Su quella fotografia posso dire che si intravede la colonna, però da questa foto io non posso dirle se ci sono delle fratture. Benissimo. E secondo lei, se lei non contesta il suo collega, come ha detto che non lo contesta per il suo operato, quel tipo di esame consente ancora di dire che il medico legale incaricato dal PM non si è preoccupato di andare a verificare l'aspetto scheletrico? È possibile che un medico appena decente arrivi a quel punto e non vada a verificare quello che è la struttura ossea e a verificare se ci sono infiltrazioni di qualsiasi tipo, quale segno preciso di eventuali lesioni, eccetera, eccetera, eccetera? Perché se lei arriva a questa conclusione, allora, sia pur legittimamente, è una chiara critica legittima a quello che è il lavoro del suo collega, e quindi si ribalta il discorso di prima. Posso dirle solo questo, che fin qui è la prassi della quasi totalità delle autopsie, Quando però molti giorni dopo è stata vista un'infiltrazione del parenchima polmonare da emboli grassosi, ecco, allora, quindi io non faccio una critica, lui non lo poteva, cioè normalmente... Dottore, andiamo con noi. Lei ha detto, dal lavoro del medico legale non risulta, se poi l'ha fatto o meno non lo so, dal lavoro che io ho esaminato non risulta che lui si sia posto il problema di andare a guardare l'apparato scheletrico. Adesso io le ho mostrato per esempio una foto. Questa foto fa modificare il suo giudizio sul fatto che lui si è... Rispondo. Non vuole ascoltare? Sì, sì, no, ho capito già. Perché mi interrompo? No, non stiamo a rischiare tutto che si anticipano le domande. Va bene, aspetterò con pazienza. Gradirei che fosse posta in essere, non semplicemente preannunciata questa pazienza. D'accordo. Bene. Allora, lei adesso che ha visto questa foto... mantiene ferma la sua affermazione, cioè che nulla lascia intendere che si sia posto questo problema, perché il fatto che lui non indichi che non ci sono lesioni, dal mio punto di vista può anche essere semplicemente che lui ha indicato tutte le lesioni che ha riscontrato, non che non è andato a verificare se ce ne fossero altre. Mi sembra abbastanza chiaro anche questo, no? Allora, quella foto significa che non c'è stato nessun controllo? O lei la spiega semplicemente per una prassi che mirava a verificare altro? Per chi ha pratica di autopsie, a lei non mi può chiedere se quella foto è esaustiva di quello che lui non ha scritto. Gliel'ho chiesto. E io posso dirle che da questa foto non glielo posso dire. Perché altra cosa è partecipare a una seduta autoptica e collaborare. Lei sa che c'erano due consulenti di parte? No, non lo so. Non lo sapeva? Non lo so. Non lo sa come hanno concluso i precedenti? No, lo ignoro. Ah, ecco, questo forse è il punto di partenza. Io sto parlando. Non l'ha letto come... nella consulenza che c'erano i. Io sto parlando come se dovessi rispondere. Io da questa foto, sì, ma date che non essendo io... stato partecipe, ho capito, ma faccio lei fatica ha letto a dirle sono... se sono state fatte. Ma lei ha letto che ci sono stati consulenti di parte? Nella consulenza? Se c'è scritto l'ho letto, però non ho lo capito. Ricordo. E non ha ritenuto di verificare attraverso loro che cosa era stato verificato in sede autoptica? O ha dato per scontato che non fossero fatti? Dov'è che dice che c'erano presenti? La legga. Vabbè, lo leggiamo. Allora. La seconda pagina, non le voglio far perdere tempo. Le operazioni sono poi seguite in data 20 giugno 08 alla presenza del CTP regolarmente nominato, dottoressa Rocco. Trattasi di carattere ben comune. Poi sostituita la dottoressa Celli. No, questo io non ce l'ho scritto. E allora io non so lei che relazione c'ha.
Ma cosa legge? La seconda pagina, lei sta leggendo la quinta. La seconda pagina. Seconda pagina. Acquisisca se necessario. L'ultimo periodo, paragrafo dell'ultima della seconda pagina. Le operazioni preso all'inizio alle 8.30 del 20 giugno presso l'ospedale di Varese, la presenza del CTP nominato dalla dottoressa Rocco, poi sostituito dalla dottoressa Celli. Lei ha chiesto ai consulenti di parte, quindi no, a quelli che in teoria erano i suoi occhi precedenti, no, i suoi occhi e orecchie precedenti? No, io non ho chiesto perché a me la signora ha posto altri tipi di quesito. Quindi lei afferma che non è stato fatto l'approfondimento semplicemente perché non viene scritto che non c'erano altre lesioni, mentre si limita a indicare le lesioni che ha riscontrato. Dirò di più, non c'è nessuna traccia, perché è numera, testualmente. Sì, no, finisca la frase, non capo, c'è nessuna traccia. Collo, addome, ipofisi, encefalo, cuore, polmone, fegato, cute. Ma di che cosa non c'è nessuna traccia? Del cadavere. No, che cosa? Di che cosa? Riguardi lo scheletro. Che cosa non c'è nessuna? Di che cosa? Della sezione o dell'esame esterno? Da quello che posso vedere, né dell'esame esterno. Ma lei ha letto la sezione, i capitoli relativi alla sezione. Poi invece c'è la descrizione dell'esame esterno. Allora, l'esame esterno è stato fatto su tutto il corpo, naturalmente. Sull'esame esterno, però, non c'è traccia neanche lì scritta di cose che riguardino lo scheletro, se non. Se non lo scheletro, la radice della piramide nasale, in cui c'è anche osso, ma non è solo osso, e poi non ho capito. La faccia dorsale della mano sinistra, primo metacarpo. Ma che pagina sta leggendo? Scusa. Pagina 5. Allora? Allora, io riferimenti a diretti allo scheletro nella relazione non ne ho letti, se non dei riferimenti indiretti ad alcune aree che sono il naso, la mano e la spalla, dove... Cioè lei sta sottolineando ciò che è stato evidenziato, cioè sì. Qual è il risultato dell'ispezione? Dell'ispezione. Ma da dove risulta che non l'ha ispezionato tutto il corpo? No, lei mi ha chiesto, cioè lei può dire da questa foto o da altro... No, io le ho detto se quella foto faceva cambiare il suo giudizio, lei ha detto no. Cioè, io se devo dire che da questa foto posso sapere se qui ci sono delle fratture profonde, ribadisco, no, è molto... Non le ho chiesto questo. Va bene. Perché le ho sottoposto la foto per chiedere se ci sono fratture da quella foto? Mi sembrava di aver capito così. Allora lei non mi ascolta. Lei ha detto che non risultava nessun esame dello scheletro, né esterno né approfondito. Infatti non c'era nessuna traccia, che sulla base di quello che lei diceva non era stato fatto nessun accertamento. Le ho mostrato. No, ho detto che a me non risulta qui scritto nulla, e quindi non le so a dire se poi l'ha fatta ma non l'ha scritta, oppure ha segnato solo le cose che gli sembravano alterate senza citare quelle che non lo erano. Glielo dico è io. Impossibile. Questo glielo dico io perché a scrupoli gliel'ho chiesto a conferma, ma secondo me era anche inutile, cioè l'esame è stato totale e sono state evidenziate soltanto quello che c'era da scrivere. Evidentemente il suo collega non ha ritenuto di dire ho esaminato il dito mignolo del piede, il dito della mano e non c'è niente, ho esaminato l'orecchia destra e non c'è niente, ho esaminato c'è e non c'è niente. Ha ritenuto di indicare solo ciò che aveva di interesse, era interessante. Va bene. Non va bene. Va bene. È conforme, non è conforme a prassi. Uno deve dire centimetro per centimetro quello che ha esaminato e dire qui non c'è niente, qui non c'è niente, qui non c'è niente, qui non c'è niente, qui non c'è niente. È così? No. Non è così. Quindi è conforme il fatto che se dando per scontato che sia stato fatto l'esame totale della persona, non sto parlando radiografico perché quello si è limitato ad alcune parti del corpo, ma l'esame clinico, obiettivo e quant'altro del corpo interamente, poi siano state annotate soltanto le cose interessanti. Che gli sono apparse interessanti, sì. Lei nelle sue autopsie
Fa così o fa diversamente? Io fortunatamente alle autopsie partecipo solo, non le ho mai. E lei quando fa il consulente fa le sue relazioni così scrive? Cioè è stato esaminato interamente il corpo, è stato esaminato l'orecchio sinistro, non c'è niente, l'orecchio destro, non c'è niente, la spalla destra e così via. Allora, ho indicato soltanto le cose rilevanti, no, per capire. La cosa rilevante è anche in base al quesito diagnostico su cui il soggetto arriva all'autopsia. Stiamo parlando dell'esame esterno. Sì, e stiamo parlando delle cose rilevanti. Lei in presenza di un caso del genere avrebbe indicato parte per parte dove non c'era niente da dire? No, lei non mi può fare questo tipo di domanda. No, vabbè, io la faccio la domanda perché lei non me la può proibire. Poi no, se lei non mi vuole rispondere è un altro discorso. No, discorso. Io rispondo. E allora risponde. Io rispondo a tutto. Però lei deve anche ascoltare le mie risposte che possono essere non conformi allo schema che lei per forza mi vuole mettere in bocca. Senta, dottore, ascolti un attimo. Se c'era bisogno di dare la prova di quando lei fosse prevenuto, questa sua affermazione taglia la testa al toro. Io le ho fatto una domanda e non le sto proponendo nessuno schema. E non mi interrompa quando parlo. Lei alla mia domanda vuole rispondere o no? Se no, io chiudo là e lei se ne va. E non ho problemi. E poi valuto la sua testimonianza per quello che è ai fini della rilevanza in un processo. Ora, lei si è presentato come consulente della parte. Ha espresso delle opinioni che non sono certo collimanti con altri. Io ho il dovere di verificare sulla base di che cosa lei ha espresso queste opinioni. Già ho constatato che lei non si era neanche accorto, si era dimenticato che c'erano stati dei precedenti consulenti di parte, perché ha detto che non ricordava che le fossero stati indicati che c'erano consulenti di parte, e invece ci sono scritti anche nella consulenza del medico legale nominato dal PM. Non è un reato, signor giudice. Ricordare se fosse passaggi. Stato un reato lei non sarebbe qui a essere ascoltato come testimone. Se era una battuta non le consiglio di ripetere in serie dove ci si diverte, perché nessuno riderebbe. Andiamo avanti. Quindi lei non ha consultato i consulenti di parte, e non dico che lei doveva consultare il consulente d'ufficio, ma dato che lei del PM, ma dato che lei è subentrata in una vicenda dove c'erano già dei consulenti, io immagino, penso che così si faccia, ci si relaziona, almeno ci si pone il problema che cosa hanno visto loro, che cosa hanno constatato, e lei che ci fossero questi consulenti lo sapeva, perché era indicata nella consulenza che le è stata portata dalla signora Uva. Ma lei non ne ha tenuto conto. A questo punto le ho chiesto allora da dove muoveva la sua contestazione. Lei mi ha spiegato che ha spiegato al profano che quando il reperto istologico segnalava questa possibile embolia, allora a quel punto bisognava andare a riprendere il cadavere, se no prima non lo si era fatto, e fare ulteriori accertamenti. Allora le ho chiesto, ma lei sulla base di che cosa dice che non erano stati fatti questi accertamenti? E cioè che il medico legale non avesse già valutato la presenza di questo tipo di fratture? Lei mi ha risposto che non veniva fatto alcun cenno, ha chiesto nell'elaborato che aveva esaminato, ha chiesto dei minuti per consultarle e l'ha confermato. A questo punto le ho mostrato una foto che andava a mettere in evidenza almeno parzialmente, ma molto meno parzialmente in verità, una parte importante dell'apparato scheletrico e quindi tutta la cassa toracica dopo aver svuotato la stessa, eccetera eccetera. Le ho chiesto se questo le facesse venire il dubbio che quella foto stava a testimoniare che forse un certo interessamento e accertamento fosse stato fatto dal consulente. Lei mi ha risposto che quella foto non le poteva dire niente di per sé, poteva essere anche la foto fatta ad un certo momento della prassi autoptica, non necessariamente per andare a verificare la sezione scheletrica, visto che lei prima aveva detto che non risultava nessun accertamento sulla parte scheletrica, compresa quella toracico-vertebrale. A questo punto allora le ho chiesto se lei, dato che diceva dall'elaborato non risulta, era giunta a questa conclusione perché si sarebbe aspettato che il medico legale indicasse ogni centimetro del corpo che aveva esaminato per dire, io questo le ho chiesto,
per dire: ho verificato questo e non risulta niente, ho verificato questo e non risulta niente. Oppure, se invece fosse conforme a prassi corretta quella di, dopo aver fatto comunque tutto l'esame, obiettivo, eccetera, eccetera, indicare soltanto ciò che emergeva. Lei non mi ha risposto bene. Allora io le ho fatto la domanda, e questo mio riassunto sarà fedelmente confermato dalla videoregistrazione e trascrizione integrale. Le ho fatto la domanda: allora lei, quando fa le autopsie, mi dica almeno come fa, indica centimetro centimetro quello che ha visto per dire: qui non c'è niente, qui non c'è niente, qui non c'è niente. Lei mi ha risposto: fortunatamente io autopsie non ne faccio, partecipo solo, immagino, come consulente, perché di parte, perché se fa le autopsie, se non fa autopsie, vuol dire che lei non ha mai fatto il consulente di un PM, quindi lei non ha mai fatto autopsie. Questo mi sembra di capire. Già dal mio punto di vista è sintomatico che si faccia il consulente senza aver fatto mai un'autopsia in sede autopsia, ma questo poi sono valutazioni di altri. Quello che adesso io chiedo è la risposta a questa domanda. Se lei non me la vuole dare, ripeto, io passo oltre, però voglio la risposta alla domanda. Tutte le altre cose che lei ritiene necessarie di dire, probabilmente le dirà rispondendo ad altre domande, ma lei non è qui per fare dichiarazioni o fare lezioni ai profani. Lei è qui per rispondere a delle domande, e purtroppo mi dispiace ricordarle, ad una persona che deve giudicare quello che lei dice. Uh-huh. Chiaro? Chiaro. Perfetto. Vorrei precisarlo una volta per tutte. Gliela ripeto. Lei, quando fa la consulenza di parte, quindi non facendo l'autopsia, nel suo elaborato indica centimetro per centimetro le parti del corpo che ha ispezionato, pur dovendo per ognuna di esse dire che non c'è niente da dire, non c'è niente da dire, niente da rilevare, niente da rilevare? O invece si concentra su quello di interessante e di rilevante che è emerso? È chiara la domanda, gliela devo ripetere? È molto chiara la domanda. Le posso dire che ci sono due modi di procedere, tutti e due entrambi corretti, usati da anatomopatologi, istopatologi, e che possono essere sia l'una che l'altra cosa. Infatti io non ho mai contestato quello. Ma le ho chiesto questo, le ho chiesto lei cosa fa. Io non le ho chiesto cosa fa. Io in genere descrivo dettagliatamente punto per punto. Quindi lei dice: anche al naso non c'era niente, al braccio non c'era niente. Anche là dove non ci sono delle lesioni, siccome la sequenza autoptica... Non se è interessante, non se una parte dice: mi ha dato un pugno sull'avambraccio. Allora il rilevante significare che sull'avambraccio non c'è niente. Non giochiamo agli equivoci. Io sto dicendo un'altra cosa. Cioè che io cerco di fare sistematicamente la descrizione... Anche delle parti dove non c'è niente, cioè le descrive tutte? Sì, io le descrivo. Tutte? Nei limiti del tutto, sì. E mi faccio un esempio. Lei in questo caso cosa avrebbe descritto? Quindi, al gomito adesso non c'è niente, all'avambraccio adesso non c'è niente, al polso adesso non c'è niente, al sotto la zona ascellare adesso non c'è niente, e così via, tutte le parti del corpo? No, bastava dire non segni negli segmenti scheletrici di fratture. Ok. Quindi a lei quello che manca è che sia che non è stato detto che non ci sono altre lesioni, sì, oltre quelle indicate. E da questa foto non lo posso ricavare. Non le ho detto di ricavarlo da quello, le ho chiesto questo. Forse ho frainteso. Decisamente, dottore. Ho frainteso. Decisamente. E allora chiedo scusa che le ho chiesto un'altra cosa, le ho chiesto se quella foto potesse significare che vi era stato l'approfondimento, e lei ha detto non necessariamente perché fa parte della prassi. Poi lei ha voluto aggiungere che comunque dalla foto non si poteva rilevare, non gliel'ho chiesto io, è lei che era animato da questo desiderio di fare quella precisazione non richiesta. Benissimo, allora quindi la contestazione che lei fa, le ho risposto, è che nella consulenza non è precisato che non ci sono altre lesioni. Non è precisato in particolare che non ci sono lesioni scheletriche. Benissimo, benissimo. Ma lei non ha nessun elemento per sostenere che queste ci siano? Ho capito male? Che ci siano lesioni non documentate?
se posso rispondere da medico, da medico rispondo da medico. Se devo rispondere, cioè, perché c'è le ho detto al momento non ho nulla da non ho mai contestato la relazione. Ma io l'ho fatto molto tempo dopo, quando è venuto fuori l'esame microscopico. Ma guardi che l'esame microscopico è all'interno della relazione, mica è venuto fuori dopo. Cosa dici? Prevede questo. Cioè, scusi, ma è nella relazione che c'è l'esame, no? Signor giudice, però hanno tempi diversi. Ma che? Scusi, la smetta di farmi lezioni, eh? Sono 27 anni che faccio questo lavoro. Ho diritto a essere rispettato in questo potere. Non è lei che mi deve spiegare i tempi. Lei deve rispettare me. Ho capito, ma me l'ha spiegato già 3 volte che ci sono tempi diversi. Sono spiegazioni inutili. Conosco i tempi. Chiaro? È il mio lavoro. D'accordo. Bene. Però io posso dire... Ma io le ho fatto un'altra domanda. Qual è la domanda? Me la ripasso. Allora, nella consulenza, visto che si sta riferendo a quello, dell'embolia si dà già atto, quindi non è emersa dopo. Se lei ha esaminato la consulenza, l'ha esaminata nella sua complessità, che contiene già il dato dell'embolia. La mia domanda è, visto che lei ritiene che nella consulenza non è precisato che non esistono altre lesioni ossee, sì, quindi lei diciamo fa questo appunto, cioè non è scritto, io faccio un'altra domanda: dall'esame degli atti che lei ha fatto, e c'è un solo elemento oggettivo che le fa sospettare fondatamente della presenza di lesioni ossee non descritte in consulenza? È chiara la domanda, se no la ripeto. No, me la ripeta. Va bene. Lentamente. Lentamente. Le chiedo scusa, ma... Non c'è problema. Dai dati che lei ha esaminato, ha ricavato, tra i dati, ha individuato elementi oggettivi che le consentano di dire che vi erano altre lesioni oltre quelle descritte, lesioni ossee? È chiaro la domanda? Dal rilievo di una embolizzazione grassosa ritengo che ci possano essere state delle lesioni scheletriche non evidenziate al momento della sezione anatomica del soggetto, ma non è una critica al... Ma non si preoccupi, d'accordo. Io sto facendo una domanda tecnica. Che una domanda tecnica. Quindi è... lei ritiene che l'embolia adiposa significa che ci sono altre fratture non evidenziate? Potrebbero esserci altre delle lesioni fratturative che non sono state evidenziate al tavolo settorio. Perché quelle che sono state evidenziate non sono sufficienti a spiegare quell'embolia? Beh, io le dirò di più, signor giudice. Potrebbe anche darsi che non ci siano fratture, però il fatto di averle ritrovate all'esame microscopico fanno sorgere il dubbio che potrebbero essercene. In medicina non c'è il bianco e il nero, c'è il bianco e il nero da andare a verificare. C'è l'accertamento da fare sulla base di indizi. No, ma lasciamo perdere la filosofia medica. Non è una filosofia. Io sto facendo una domanda precisa. Cioè, lei ritiene che le fratture che sono state o i traumi non ossei che sono stati evidenziati non sono di per sé sufficienti a spiegare quel tipo di embolia riscontrata? Ma è chiara la domanda? Non c'è traccia che sia stato segnalato nessuna lesione scheletrica. Non mi pare che sia segnalato né per iscritto. Infatti sto parlando anche di trauma non osse. Non osse. Sto parlando di trauma non osse.
ingegnere... dell'evidente chimosi in più parti del corpo. No, l'embolia scheletrica è solo conseguenza di una frattura. Chi ha parlato di embolia scheletrica? Di un'embolia polmonare grassosa è solo... adiposa. Adiposa o grassosa. Ma in verità a me risulta che può essere una conseguenza anche di un trauma del tessuto adiposo. Può essere. E allora perché necessariamente deve essere anche dell'osso, scusa? E quindi di lesioni di trauma al tessuto adiposo ci sono? O lo escluderei? No, no, non lo escludo affatto. Sono descritte, queste sì le ha descritte. E allora? Lei sa che è stato sottoposto ad un'attività di rianimazione? Molto importante. L'ho letto. L'ha letto? Sì. Bene. Sappia che la sorella della vittima che l'ha visto, del deceduto che l'ha visto dopo pochi minuti che era terminata l'attività di rianimazione, addirittura dichiara al proprio difensore di parte lesa che lei ha avuto l'impressione che ci fossero le costole rialzate, descrizione chiaramente emotiva del momento. E il medico del reparto aveva spiegato che loro erano in sei a rianimarlo. Credo che lei abbia ben chiaro che cos'è una rianimazione fatta in una situazione quale quella di urgenza da sei persone, e credo che sia assolutamente lecito immaginarsi che ci siano dei traumi adiposi del tessuto adiposo durante la fase di rianimazione, o sbaglio? È possibile. Bene, e lo trova incompatibile con la presenza poi di un'embolia del tipo che è stata rilevata? Probabilmente non è incompatibile. Quindi? Non esclude però che potrebbe essere... Tutto è possibile, ma non c'è niente che autorizzi a pensare che c'era anche una frattura al bacino in un soggetto che era in quelle condizioni, quali quelle che noi abbiamo descritto in atto, cioè capace di muoversi, scalciare... Chiedere un chiarimento sulla domanda che lei mi ha fatto prima? Me lo chieda, qual è la domanda pure che chiarisco? No, io molto, molto garbatamente, siccome ho visto che bisogna essere... precisi. No, non è che bisogna essere precisi. Io sono come una sponda di biliardo. Le chiedo. Lei ha mai giocato a biliardo? Mi piace moltissimo. Vedi, se no non lo devo spiegare niente. Certo. Ha capito cosa intendo per sponda di biliardo? Benissimo. Restituisco quello che arriva. D'accordo. Bene. Ma non nella direzione dalla quale proviene. Prego, mi chieda. Quando lei mi ha detto dalla documentazione che ha preso in esame. Esordito così. Certo, su quello la devo esaminare, no? Bene, non è colpa sua se a lei non è stato portato tutto l'incarico. No, se ci sono foto che lei non ha visto, se lei non ha saputo del parere dei precedenti suoi consulenti, giusto? Posso fare quella precisazione? Prego. Allora, non glielo stavo impedendo, stavo arricchendo la sua premessa. D'accordo, no. Dicevo, quando lei mi chiede dalla documentazione che ha preso in esame, e poi di lì ha fatto discendere la domanda, no? Può, eccetera, eccetera. Certo. Allora lei quando parla della documentazione parla solo della autopsia o di tutti gli atti che io ho avuto in modo di... Da quello che lei ha visto. Qualunque cosa è buona per dire ho la prova che c'erano delle lesioni. No, io non ho nessuna prova. Però nella documentazione che mi è stata fatta vedere... C'erano anche delle cose riguardanti l'incartamento processuale o comunque l'inizio di... in cui c'era l'interrogatorio di un signore, di un soggetto che riferiva, e la famiglia mi riferì, che aveva questo dubbio, no? Che ci fossero state delle lesioni di percosse. Ah, ecco. Attenzione. Che è un quesito che al medico legale fai abitualmente, non è un quesito di tipo peregrino. Bene, allora io non so se ci sono state percosse, né lo posso dire da quello che ho visto, però mi è stato posto dalla signora dicendo è compatibile quello che lei vede con un discorso di questo tipo? Di quale tipo? Cioè, in altre parole, se da quello che si vedeva si poteva ipotizzare un eventuale discorso di percosse.
D'accordo. E lei che vedeva dalle carte per esprimersi sulle percosse, scusa? Allora. Le fotografie dei lividi? No. E che cosa vedo? Io vedo nella documentazione, e ritorno sempre lì, che a un certo momento c'è un'embolia grassosa, che è sì compatibile con quello che lei dice, e cioè le manovre rianimatorie, eccetera, eccetera. Ma potrebbero anche essere... No, ma sulle lesioni, scusi, sulle percosse, lei da dove le deduce? Dall'embolia? No, perché non è un segno univoco. Quindi lei, come, non ho capito che risposta ha dato alla sorella, non ho capito che c'entra il discorso delle percosse. No, la risposta che ha dato alla sorella, lei ce l'ha scritta lì. Sì, appunto, ma ritorniamo al discorso di prima. È molto importante il quesito che viene posto al medico, sia da... Cosa vuole dire su questo quesito? Non ho capito, ci gira attorno. No, dica chiaramente, attorno. Cosa vuole dire? Dico chiaramente che di fronte a una domanda precisa, io non ho detto che ci sono state delle percosse. Ho detto che però il rilievo di un'embolia adiposa può far pensare a delle fratture non evidenziate al tavolo autoptico. E sulla base che cosa lo dice? Sul fatto che il medico non ha precisato che non ha visto altre fratture. Fra l'altro non ha neanche scritto se c'erano, se le ha viste o non le ha viste. Beh, in verità le ho detto che forse, come posso dire, il principio di affidabilità e di eleganza dovrebbe far pensare che se non l'ha scritto è perché non le ha viste, no, perché non c'erano, non perché non le ha cercate. E tra l'altro lei non ha neanche verificato con i due consulenti che erano presenti se era stata fatta un'omissione così importante, perché non credo che sia un'omissione da poco, no? Io le ho risposto che non sono in grado di... Non ho mai detto che non ha, da quello che non c'è scritto. Ah, ecco, sì, adesso scusi, perché poi un po' si perde il filo. Lei è molto bravo nel a gioco delle. No, io non gioco, guardi. Sto facendo una cosa un po' seria. Stavamo facendo il discorso delle sponde. No, quello è per rispondere alla sua affermazione sulle modalità di porsi. Allora le ho fatto notare che in qualche suo passaggio lei si è risposto, allora, io prima, sono a modo di sponda. La prima regola dell'ufficio medico legale è non avere pregiudizi. E infatti, io non ho pregiudizi. Benissimo, mi dispiace molto che lei invece prima abbia espresso una riserva mentale. Gliel'ho detto apertamente, ecco, perché io quando penso qualcosa lo dico. Posso dirlo? Mi dispiace molto perché, no, perché è stato lei non mi conosce. È stato lei a dire che io le volevo imporre uno schema predefinito. Non si dimentichi le parole che ha usato lei, Sì, però non lei sta parlando con un magistrato e mi ha detto che io stavo cercando in poche parole di farle dire quello che volevo io. No. Sì. Allora è un equivoco. No, nessun equivoco. Le sue parole sono state molto chiare. Lei non mi fa rispondere, lei vuole impormi uno schema suo già predefinito. A che io ho rilevato che chi parla in questi termini è perché è prevenuto, ha delle riserve mentali, altrimenti lei non poteva arrivare a dire una cosa ai limiti dell'oltraggio nei confronti del magistrato senza avere una riserva. No, ma lei non l'ha intesa nello spirito in cui lo volevo dire. Io c'ho poco da intendere, la cosa parla da solo. No. Un magistrato non deve mai imporre un suo schema a nessuno. Non è così. Non so mai con chi è abituato ad avere a che fare, ma il magistrato, come lo intendo io, non impone nessun schema. Questo. Vabbè, io le ho fatto delle domande. E lei a un certo punto, invece di rispondere, mi ha detto una certa cosa. Tutte le domande che le ho fatto. Sì, con una certa fatica. Adesso, allora, siamo arrivati nuovamente al punto, e cioè, dato che lei ha già detto che è perfettamente compatibile l'embolia adiposa anche soltanto con altri tipi di trauma, e dato per un attimo concesso che il medico legale non ha scritto quella frase ma ha controllato, quindi lei lo dia per un attimo per scontato questo, le sto chiedendo nuovamente perché la risposta ancora non l'ho avuta. Sulla base di tutte le conoscenze che lei ha di questa vicenda, cioè degli atti che ha osservato, di quello che sta apprendendo molto sinteticamente adesso, è in grado di indicarci un elemento oggettivo
che sia da intendere in contrasto con quello che il medico legale ha visto, e cioè che non esistevano altre lesioni oltre quelle indicate? Questo le sto chiedendo. Potrei avere un sorso d'acqua che sono... Brigo, per favore, ci puoi pensare lei. Mi sarebbe una cosa che... Sì, sì, il tempo materiale che devo prendere. C'è lì la bottiglia, se, non so, no, se... Ha bevuto... se ah, ha bevuto alla, alla canna. Ah, vabbè. Vede come sono delicati, non vogliono fare... Io dico, allora... La domanda era... Aspetti, beva l'acqua, così poi le ripeto la domanda e così poi finalmente mi risponderà. Scusi, abbiamo un bicchierino piccolo, io ho messo... Ma grazie molto, guarda, perché praticamente... Prego, prego. Anche lei. Dica, e la devo ripetere? Sia cortese. Lo faccio, però stavolta mi presti un po' di attenzione. No, si fa fatica delle volte. Poi E avere a che fare con i profani che comporta poi queste conseguenze. Esatto. Bravo. Allora, ci sono dei profani di medicina e dei profani di giurisprudenza. Sì, il problema è che io per fare questo mestiere non posso essere così profano come lei continua a sostenere, ha capito? E non solo perché ho fatto medicina legale all'università, perché esistono 27 anni signor di professione giudice. E di necessità di approfondimento e di conoscenza. Scusi, signor giudice. Non sono un medico legale, ma devo essere nelle condizioni di comprendere quello che dicono i medici legali. Sicuramente. Perché altrimenti mi farei portare a spasso come un rimbambitello che è bisognoso di badante. E io appartengo alla generazione che non si fa portare a spasso dai consulenti. Ciò detto, veniamo nuovamente alla domanda. Posso fare un intervallino? Per rispondere a questa domanda? No, no, no. Deve andare in bagno? No, no. A che intervallo vuoi fare? Mettere una parentesi che non c'entra con, immediatamente con la domanda. È tutto il video registrato, non so che cosa vuole dire. Se lo vuole dire, dica. Non voglio che lei si senta castrato, dica. No, no, vabbè, semmai lo farò dopo. Facciamo una domanda. Vabbè, allora, facciamo per la terza volta la domanda. La domanda, ok. Dia per scontato che... l'accertamento è stato fatto dal medico legale, tranne quello radiologico, l'abbiamo dato per scontato, anche perché ci sarebbe traccia, no, delle radiografie. Non, la radiografia è stata fatta solo in alcune parti del corpo. Dia però per scontato che tutte le altre attività necessarie per andare a verificare in sede di esame esterno e autopsia la presenza di altre fratture sia stato fatto. Quindi il medico legale non dice che l'ha fatto con risultato negativo, perché semplicemente ha scritto dei risultati positivi. Ci siamo su questo? Lo dia per un attimo per scontato. Quindi io ho questa base con la quale al momento faccio i conti. A lei chiedo, lei invece, sì? Quindi, conforme o meno, poi lo dirà lei, a questa valutazione del medico legale, da tutto ciò che ha esaminato, e da quant'altro ha potuto apprendere stamani, può indicarmi un elemento oggettivo che contesti questa affermazione del medico legale, e cioè che ci sarebbe una concreta probabilità di una ulteriore lesione ossea? Però lei mi parte da un presupposto ipotetico. Quale sarebbe? È quello che dice, ammesso che... Sì, certo. E quindi è un'ipotesi. No, non è un'ipotesi, per me è una certezza, perché non solo io so come opera questo medico legale, e cioè che lui non sta a descrivere tutti i centimetri del corpo che ha esaminato dove non c'è niente, ma dopo averlo esaminato tutto centimetro per centimetro indica soltanto quello dove ha riscontrato. Ma mi sono premunito anche di verificarlo chiedendoglielo espressamente, sia pure informalmente. Io... Allora, le ho chiesto di dare per scontate, non le ho detto di impegnarsi sulla sua mano destra. Ho detto di darlo per scontato in questa mia domanda. Non è che semplicemente lei può dire no, per me bisogna andare a controllare. No, io le dico che il medico legale l'ha fatto questo riscontro, cioè che ha controllato tutto il corpo con
i metodi che lui ha ritenuto, e quindi se non l'ha indicato è perché non ha trovato niente. A lei chiedo: è in grado di indicarmi un qualunque elemento oggettivo che smentisca, perché tutti possono sbagliare, anche il dottor Motta, chiunque, questo le sto chiedendo, che smentisca in maniera categorica non lo posso dire, ma che faccia venire un forte dubbio lo posso dire, cioè l'embolia. L'embolia che però può essere tranquillamente giustificata anche dal trauma del tessuto adiposo, sì, che qui è stata abbondante, soprattutto dal colando, sia la presenza comunque di traumi che c'erano, perché che ci fossero dei traumi, questo è accertato, e sia dalle attività rianimatorie che hanno provocato certamente un trauma di quel genere. In via ipotetica sì. Benissimo. Quindi, oltre questo, lei non ha trovato nient'altro? Cioè non ha trovato, non so, ecco. Allora, le chiedo, frattura al femore, è compatibile col fatto che questa persona stesse in piedi, scalciasse, si muovesse autonomamente, anche con una certa resistenza, signor, e quant'altro? Io non so, non lo posso dire. Glielo dico io, che lui si comportava così, perché io ho gli altri atti di indagine che lei non ha, ma non sulla base di testimonianze di Tizio Di Caio, sulla base di testimonianze dei medici. D'accordo. Cioè, prima che arrivasse davanti al medico legale sul tavolo anatomico, questa persona è stata visitata nell'immediatezza da due medici della Guardia Medica, sul posto lì, in caserma, che poi se lo sono presi loro in consegna, lo hanno calmato loro e le hanno portato loro in ospedale. Poi in ospedale è stato preso da tutti i reparti del pronto soccorso, dove è stato trattenuto a lungo al reparto di pronto soccorso. Poi dal reparto di pronto soccorso è stato portato a psichiatria, dove è rimasto ancora, quindi... Visto anche quello che poi è successo, e cioè che noi abbiamo incriminato due medici, non so se lei lo sa. No. Ah, ecco, perché lei non sa niente di questo caso. Cioè, io le ho detto qual è stato il mio ruolo, quando lei dice lei è un consulente. Ma lei ha letto però le consulenze? No, io ho letto solo queste qua, perché no, poi dopo le dal giorno in cui... Le consulenze d'ufficio del PM, sì. Lei ha visto che viene individuata una causa di morte. Che viene individuata una causa di morte. Sia quella tossicologica che quella autoptica. Perfetto. Che io ho letto, basta. È sulla dopo, base quello di... che è successo dopo la consegna io non lo so più, glielo perché non io. Ho più visto nessuno. Sulla base di quelle consulenze è stata elevata l'incriminazione per i medici del reparto di psichiatria per omicidio colposo, per aver generato quel tipo di situazione. Contemporaneamente, e ben prima che incredibilmente si scatenasse questo cancan mediatico, avevamo, io ignoro tutto, ma lei è stato molto usato in questo cancan mediatico, il suo nome è stato usato a mani basse per questo, televisione, questo è, sui giornali, questo è sgradevole, lo so, ma non è un problema mio, io la prendo, è lo studio, è lo studio dell'avvocatessa che prima era fuori, che ha brandito la sua consulenza come una clava per definire parole testuali che noi abbiamo video registrare, per definire, accusare di sciatteria il lavoro dei consulenti medico-legali, che sulla base delle cose che lei diceva, questo se lei ha anche modo di farmelo avere documentato. Ah, guardi, noi abbiamo un'abbondantissima rassegna stampa, se ne è occupata anche la TV a livello nazionale. Mi farebbe molto piacere, dove perché si dice è una sulla base che della io sua... apprendo adesso da lei. Mi dispiace molto, ma purtroppo così stanno le cose, che sulla base della sua relazione si può concludere che è stata sciatta la consulenza del medico legale, allora che voi avete mosso delle critiche feroci, eccetera, no, eccetera. Ho fatto questa lettera alla sorella. Sì. Contestualmente. Però se possiamo ritornare al punto. No, scusi, però signor giudice, mi questa è una cosa le rassegne molto, stampa molto che stanno per me. Contestualmente. No, qui dentro. Quelle trasmesse dai carabinieri. Contestualmente, glielo mandato. Quella che ho io, no? O lei è un'altra cosa? Questo fax. Così? Il giornale. È contestuale, quando l'ho mandato la relazione. Non so chi sia Ricato. Ricato è la persona che dove lei manda, no? Ce ne sono tante. No, beh, questo è il fax che io ho mandato alla UVA tramite una mail, no? Quello di prima. In cui dico, con la presente, sono a comunicarle che, vista la distanza e altre considerazioni,
non mi sarà possibile seguire ulteriormente in caso di questione in senso professionale a partire dal 10 luglio 2009. Io da quella data, signor giudice, di queste persone non so più niente e devo dire anche che mi sono meravigliato quando mi è arrivata la vostra lettera della dottoressa Arduini, che è l'altra collega che si occupa dell'indagine, che fra l'altro mi convoca senza darmi, mi dà solo l'estremo di un numero di pratica, sì, lo so. E io non sapevo neanche di che cosa si trattasse, quindi non è una critica all'Arduini, per carità di Dio, però so per dirle che mi dispiace molto di quello che lei di cui lei mi mette a conoscenza di questo uso mediatico, perché i miei rapporti con queste persone finiscono il 10 luglio 2009 sulla base di questa relazione. E dopo io non ne so più niente, si immagini come sono contento di un uso mediatico delle cose. Guardi, io qui ho rassegne stampe abbondantissime, sì. Filmati di Canale 5, Rai 3. In cui c'ero io? Beh, viene citato. Dalla sorella che è andata più volte a dire come ci sono queste consulenze che eccetera, 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 eccetera. Ci sono stati articoli di ogni genere, ma guardi, è un mese che va avanti questa campagna mediatica. Io devo dirle che ne sono assolutamente all'oscuro. Lo so, però non lo potevo sapere io. Le prego di credere. No, ma io non ho motivi di dubitare di quello che lei dice. Cioè, però lei mi creda che io non potevo, certo, immaginare che... Io non sono più il consulente dal 10 luglio, nel momento in cui gli ho spedito la relazione. Meno male che l'ho fatto con un mezzo inoppugnabile che è qua. Quindi si immagini se io sono a conoscenza o addirittura artefice di campagne di stampa diffamatorie. Non ho detto questo. No, non ho, ho detto un'altra cosa. Ho detto che il suo nome è stato ampiamente utilizzato dalle parti per sostenere e inopinatamente nelle sedi mediatiche, dove fino adesso noi e continuiamo a essere totalmente assenti, perché questo è il nostro dovere, ma lei veniva presentato come il consulente che dichiarava, sulla base, ripeto, di queste vostre valutazioni, addirittura sciatta la consulenza fatta nel Medioevo, incompleta, eccetera, eccetera, eccetera. Dirò dunque di più lei che... mi darà atto che io le sto dicendo altro qui. Ma io quello che le devo contestare glielo contesto, quello no, che le devo no, contestare no, non io glielo spero contesto. Che lei non abbia niente da contestare. Ma le sto dicendo, non ho bisogno di darle atto, io quello che le devo chiedere le sto chiedendo. No, anche sulla base non di questa ultima parte, non di quest'ultima parte riguardante l'aspetto mediatico, ma anche rispetto a quello che lei mi ha chiesto prima sulla relazione. Io non ho nulla da contestare a questo collega, se lo devo dire proprio la verità, io no. Non capisco, l'unica cosa che da medico non capisco è questa. Dica. C'è un'embolia che viene descritta come importante, perché quando immagini di embolia adiposa, a parte che è facilissimo disporre anche da parte vostra una rilettura dei preparati per una precisazione quali quantitativa migliore dei preparati, certo, che definisca, perché se una rilettura dei preparati ridefinisse una importante, massiva presenza di embolia adiposa, io non capisco perché non si debba anche a posteriori andare a verificare. Ma se massiva non è mai indicato nell'accertamento. D'accordo. Ed è stato fatto. Però è stato esaminato, per quello che io so. Molteplici in maniera dice, purtroppo. Molteplici no, immagini. Non stanno parlando di massive presenze, è diverso. Non glielo però, devo insegnare io, lo sa meglio di me. Però non c'è una quantificazione precisa. Ecco, io le devo dire la verità, in tutta onestà, non faccio critiche a questo collega, perché lei non me lo vuole fare dire, ma è verissimo, io non voglio fare lezione a nessuno, ma
dal momento in cui viene prelevato l'organo al momento in cui c'è il vetrino possono passare vari giorni, quindi allora, questo io intendevo dire che non è contestuale. Sì, ma se il suo collega era sicuro di aver riscontrato tutte le lesioni presenti, sì, non è che l'indicazione di un'embolia doveva fargli fare la esumazione del cadavere per andare a vedere se c'erano altre lesioni, perché lui evidentemente questo avrà ritenuto a giudizio vostro, certo, solo vostro, certo, laddove, cosa che io non posso sapere, tutta un'altra serie di parti indiziarie lo giustificano o no. Quali? So, io faccio il medico legale e quindi mi devo basare su quello che vedo. In questo caso addirittura neanche in corpore viri, ma su quello che ho letto. Sì, no? Ello. Ma lei ha una quantità di possibilità aggiuntive enormi rispetto a me, sì, perché ha conoscenza anche tutte delle parti, che sono le parti per esempio della storia indiziaria, infatti, che io non le ho. E abbiamo anche allora gli elementi per valutare la credibilità di quelle affermazioni, di quelle persone che le sono state sottoposte. D'accordo. Allora il discorso diventa questo: se lei mi chiedesse, sulla base di quello che lei ha letto, mi ha chiesto, ha degli appunti da fare alla relazione? Non ho appunti da fare alla relazione in maniera stroncatoria, ho delle precisazioni che io potrei fare al collega, dei suggerimenti che potrei fare al collega. Cioè quello di non aver scritto che aveva controllato, allora, anche le altre parti. Ecco, io poi devo dire cos'altro? La verità è, non doveva scrivere pezzo per pezzo, testa, collo. Sì, scusi, dottore. Abbia paziente, lei sa benissimo che se io adesso formalmente scrivo al consulente dell'epoca dicendo vuole precisare se nel corso di quell'attività lei ha comunque controllato il resto dell'apparato scheletrico e del corpo, il dottor Marco Mott, sempre sotto l'obbligo della verità e tenendo conto che l'ha fatto in presenza dei consulenti di parte, mi risponderà dicendo quello che mi ha già detto a voce, e cioè io ho controllato tutto e non c'era nient'altro oltre quello che ho scritto. Non ho scritto di aver controllato il resto perché l'ho dato per scontato. Mi sembra di non stare a dire una cosa d'accordo, impossibile, no? Cioè, noi dobbiamo poi basarci su quello che sono i comportamenti normali delle persone. Se un ufficiale di polizia giudiziaria mi fa un rapporto e mi dice che ha fatto un accertamento e poi mi dice che dopo quell'accertamento è andato a fare un'altra cosa, se non mi dice che lì ha trovato qualche cosa di positivo, io do per scontato che non ha trovato nulla. Cioè non ho bisogno di dire ma lei me lo doveva mettere per iscritto che lì non... cioè voglio dire, esiste anche un modo di esporre che deve dare per scontato, cioè non ho bisogno di dare, per quello prima forse estremizzando, ma credo in maniera abbastanza chiara le ho chiesto, ma perché quando lei fa la relazione scrive centimetro centimetro, no, che non c'è niente, centimetro, ma no. Però a quel però punto io se si mette a fare la... non lesioni, sì, a livello scheletrico, ma evidenziate, ma per non lo meno sì, dottore, ma una cosa è che non l'abbia scritta, un'altra cosa è che non l'abbia controllato, fatto, gliel'avevo premesso, infatti, quindi ci ho premesso dando per scontato che sarà questa la e le dico a verbale, cioè nel senso che, perché me l'ha già detta a voce, quindi al registratore aperto. Sì. Io le chiedo se lei invece ha un elemento oggettivo da sottoporre alla mia attenzione per dire guardi che ha certamente controllato perché lo dice, ma si è sbagliato, non l'ha vista. Ecco, questa è la cosa. Che però non sia un'altra volta l'embolia. Detto, non posso dire non lo ha vista. Posso però rispondere correttamente, potrebbe non averlo visto, potrebbe non averlo rilevato. E l'elemento sarebbe sempre quello dell'embolia, sì, cioè che le fa venire solo il sospetto. Sì, ma nessuna... è un bel sospettone però. Sì, che però lei non aveva valutato alla luce della possibilità che possa avere come genesi quella del trauma del tessuto adiposo. No, l'embolia può avere anche altre genesi. Appunto, ma lei questa che io le ho sottoposto adesso, lei non l'ha presa in considerazione. Però quindi sarà un sospetto, ma lei è andata a senso unico.
secondo me, influenzata dalle dichiarazioni che le ha portate la sorella, che dava per scontato che il fratello fosse stato sottoposto a un pestaggio. Lei avrebbe ragione se io avessi scritto in maniera... Mi riferisco a quello che ha detto oggi, no? Quello che ha scritto. Quello che ho scritto o quello che ho detto, perché io non ho detto delle cose diverse da quelle che ho scritto. Beh, sì, in verità sì. In verità mi pare proprio. In verità non sì. Mi pare, comunque, questa è la mia... Vabbè. Cioè, se io l'avessi messa come ultimativa e tranciante, no. Infatti, quello che le volevo dire prima, io non riesco a capire perché... Da medico, e le dico da medico che poi ha un'estrazione, arrivo alla medicina legale passando da un'attività clinica, che è molto importante questo passaggio. Perché è molto importante? Perché da clinico io non riesco a capire se viene attraverso una serie di accertamenti complessi, no? Sì. Un dubbio, qual è l'ostacolo andare a verificare? Qual è l'ostacolo? Ma scusi dottore, allora, ammesso... il dubbio che voi ipotizzate adesso, sì, a titolo meramente scolastico, è un dubbio che non è stato di nessuno di chi vi ha preceduto nello stesso ruolo, che ha partecipato alle attività. Voi adesso, a distanza di un anno e mezzo dal fatto, mentre noi abbiamo già fatto un'indagine... Non dica voi, io rispondo... Mi ascolti. Voi come parte lese in senso lato... chiaro che lei risponde solo di sé, ma io le sto dando una spiegazione complessiva. Ci venite a chiedere di andare a fare la esumazione di un cadavere sul presupposto che non è stato fatto nessun accertamento prima. Ora, purtroppo devo dire, gli accertamenti prima sono stati fatti. Allora io, prima di andare a fare una esumazione, vorrei che mi si spiegasse qual è il dato che mi deve spingere, perché qui non è che abbiamo ancora il cadavere sul tavolo dell'obitorio, allora andare a rivedere ci si mette un attimo. Non so se rendo l'idea. Allora, non è che solo perché qualcuno vuole creare il caso mediatico noi andiamo a fare la risumazione. A me posso dire il caso mediatico. Lei sta su tutti i giornali da un mese. Mi dice che non lo sa. No, io non lo so. Invece sì. Invece sì. Glielo dico io. Spero che sia nei giornali locali, perché io a livello nazionale non solo. Io leggo la stampa nazionale. Non solo. Non posso essere informato di tutto quanto accade a livello di una città importante, certo, ma rispetto alla mia... Ma nessuno le chiede di essere informato su... Però mi dispiace molto, le posso dire questo. Ecco, se lei fosse... Ma io prendo atto che lei è sorpreso, ma io invece perché pensavo se che c'è lei anche... No, io non so. E se c'è qualche cosa però mi è stato attribuito... Mi darà atto che non toccava a me informarla. Adesso quello che l'abbiamo appreso... Sbaglio? Non toccava a me informarla che di lei se ne stava facendo questo tipo di uso. Non toccava a me dirle che qualche avvocato, brandendo la sua consulenza, ripeto, come una clava, stava facendo quello che lui riteneva necessario come dichiarazione. Lei però capisce che se viene fatto un uso improprio... questo non è un problema vostro, non mio. Cioè, tra lei e gli altri. Tra lei e chi le ha dato l'incarico. Tra lei e chi poi utilizza questo incarico. Per esempio, lei lo sa che... E c'è stata anche una consulenza che l'ha preceduta, del dottor Cannavò di Milano, che ha definito le lesioni assolutamente modeste, che ha escluso qualunque effetto. No, io non l'ho vista. Vede? Cioè, non, io capisco, non è che lei, sono... non è stata messa nel, lei non è stata messa nelle condizioni migliori per fare il suo lavoro, ma non da me. Giusto? Me ne darà atto di questo, Io sono venuto qui per collaborare con lei. Lo so, infatti, ma se io non l'avessi sentito, oggi non l'avessi chiamata, queste cose non le avrei mai sapute. Se io a lei non l'avessi chiamata, d'accordo, non avrei mai saputo lei sulla base di che cosa aveva fatto questo lavoro, questa consulenza, che lei non aveva neanche consultato i precedenti consulenti, che sono le due dottoresse sono citate nella consulenza del dottor Motti, che lei non era stata informata che nel frattempo la stessa parte lesa aveva ricevuto un'altra relazione dal dottor Giovanni Cannavò di Milano, non di Varese, che avevano scelto loro, che evidentemente non gli era garbata neanche quella, e allora andiamo a prendere la quarta relazione. Io queste cose non le avrei mai sapute. Sulla base di quello che ho scritto, non di quello che... Cioè, mi dispiace un po' che lei mi attribuisca, oppure all'inizio perlomeno, spero che adesso abbia un attimo modificato... un pregiudizio che io non ho.
cioè io faccio il medico. In termini di pregiudizio l'abbiamo già chiarito, era lei che si era espressa in questo senso, attribuendomi un'intenzione. Posso chiederle, siccome ci tengo molto, prego, se adesso lei ha in mente che io abbia pregiudizi. Guardi, fa parte del mio lavoro andare a fare questo tipo di verifiche e poi sapere che le cose cambiano e si chiariscono. Fa parte del mio lavoro, non mi sono mica offeso, non glielo potevo lasciar passare, ma non mi sono mica offeso. È lei che adesso deve chiedersi, e non me lo dirà, non voglio che lo dica in mia presenza, se poi esce da questa stanza con l'idea che ho dei pregiudizi, ma se lo dirà da solo, non me lo deve neanche rispondere. D'accordo. Io non ho mai pensato, siccome faccio, le devo dire la verità, io lavoro molto come consulente dei giudici, ma io quasi sempre in civile, però quasi difficilmente, raramente in penale. Lei deve comprendere. È una delle domande, delle cose che mi pongono spesso i giudici, è la formulazione dei quesiti. Per esempio, mi chiedono al CTU, laddove io venga nominato come CTU. Dottore, se il suo appunto implicito che aveva fatto prima, ma che io avevo ben compreso, è che nel quesito al medico legale non veniva detto di soffermarsi sul tipo di lesione, eccetera, eccetera, perché prima di dare l'incarico al dottor Motto noi avevamo già accertato che quel signore non era stato oggetto di nessun pestaggio. L'avevamo già accertato sulla base di altri tipi di indagine. Quindi a noi interessava sapere qual era l'origine della morte, perché la natura, la genesi di quell'ecchimosi a noi era assolutamente già chiara. Perché prima che il dottor Motti iniziasse la sua attività, noi abbiamo svolto giorni intensissimi di attività istruttore nell'immediatezza. Non è che noi ci siamo svegliati dopo anni dal letargo. Quindi, quando è stato dato l'incarico al dottor Motti, si aveva già chiara quella che era la situazione, e cioè quali fossero le origini di queste lesioni, che sono quelle che poi sono state evidenziate. Allora non era del tutto inutile andare a chiedergli se il soggetto avesse o meno delle lesioni, era palese che lei avesse le lesioni, era del tutto inutile chiedere la durata di queste lesioni visto che era morto dopo poche ore, era del tutto inutile soprattutto soffermarci sull'eventuale responsabilità di queste lesioni avendo noi assolutamente già documentato il tutto. È chiaro adesso? Quindi, come vedi, avevo ben compreso i suoi riferimenti sul quesito, ma in quel momento ho ritenuto di non approfondire per non alzare il tasso di polemica. Glielo sto spiegando adesso che si è abbastanza calmata la vicenda. Ma ecco, posso dire adesso che è chiaro? Io ecco, è confortante? È confortante. Per lei sapere che forse di fronte non ha proprio un PM scalcagnato, insomma, che ha dato un quesito senza sapere quello che faceva fare? Ecco, io spero di sì. Non me lo dica che non sono alla ricerca di complimenti. No, ma non piaggerie non mi interessano assolutamente. Però le posso dire questo. Io vengo qua da Bologna. Sono qui dalle 5, mi sono svegliato alle 5 della mattina. Lei è stato sfortunato. Non so a che ora ritornerò, perché a questo punto ho perso tutti i treni. Ma abbiamo finito. Solo però nell'interesse di far... Dottore, a me, io adesso che lei mi ha precisato che non sapeva nulla neanche di tutto il battaggio mediatico, io capisco ancora di più la sua sorpresa e la sua, diciamo. Siamo così gentili che abbiamo stampato anche l'orario. L'orario? Quello per Bologna. Gli orari dei treni. Sì, quello che mi chiedeva te. Sì. Quindi, come le stavo dicendo, adesso comprendo meglio, però noi non potevamo immaginare che ci fosse un difensore, ripeto, che utilizzasse a livello di stampa il suo parere senza neanche mai essersi messo in contatto con lei. Mai. Noi non lo potevamo neanche immaginare. Per noi è normale che se un avvocato dice i miei consulenti, qualche volta ci avrà almeno parlato, no? È nell'ordine delle cose, giusto? Sì, sì, è nell'ordine delle cose, però qui è un millantato credito. No, vabbè, io non voglio esagerare, dire questo. Beh, insomma, io non sono più consulente della signora che mi ha chiesto un quesito, fra l'altro in rapporto non a me e un avvocato, è a me e a lei, è venuta da me. Tacendo dei precedenti pareri che aveva mi ha chiesto, è successo questa cosa, io sono confusa,
Fra l'altro non mi fido più tanto dei discorsi che mi sono stati fatti a Varese. Allora mi sono presa la briga di leggere sulle pagine gialle della città di Bologna se c'era un medico legale. Mi può consultare questi documenti e dirmi che cosa ne pensa? Dottor, a questo punto io, come lei poi vede, messo nero su bianco, non ho fatto una relazione a un avvocato, ho fatto una relazione alla signora. Sì, capisco benissimo, il problema è dell'uso. E contestualmente gli ho detto, però guardi, se avete bisogno di un medico legale, io vi do questa risposta in base a quello che mi avete chiesto. Però io non sono il vostro consulente, perché è assurdo che, cioè, ci sono dei motivi soggettivi e oggettivi che mi fanno sì di consigliarvi per iscritto a rivolgervi ad altro consulente per un prosieguo eventuale. Allora le dico un'altra cosa, il dottor medico legale che l'ha preceduto in questa giornata quale testimone, ogni volta che doveva sostenere quello che aveva scritto un mese fa, diceva: io mi sono basato sulla relazione del dottor Ronieri. Si vede che l'aveva condivisa, però deve condividerla. Ma se la sua relazione è problematica e ha quel tipo di fondamento, nel senso che si basa solo su quegli atti, sì, è veramente originale che poi arriva un altro che spergiura, che lui è sicuro di questa cosa sulla base di quello che ha detto lei, che non è in condizione di stragiurare, giusto? Ecco, cioè voglio dire, si è creato un gioco per il quale si è dato per scontato che lei avesse trovato le prove della assoluta, come posso dire, inconsistenza eccetera, eccetera, della precedente consulenza, e quindi del medico legale d'ufficio, e quindi sulla base di quello che lei scriveva lui si sente autorizzato ad andare oltre. Ho capito, ma a parte che tutto è lecito, tutto è ammissibile, tutto è legittimo. Se però avessero avuto l'accortezza di depositarla a noi, non ai giornali, forse sarebbe stato meglio, no? Visto che noi nel frattempo, per dire, alla faccia di chi non ha fatto niente, abbiamo già chiesto il rinvio a giudizio di due medici e nel frattempo ci stiamo anche preoccupando da mesi di verificare se esistessero altre concause. Cioè, mi sembra veramente quantomeno ingeneroso pubblicare e fare campagne mediatiche sostenendo che sono due anni. No, poi campagne mediatiche usando adesso io mi vorrò documentare, perché beh, se lei mette rondinella probabilmente usciranno gli articoli che viene citato su Google. Certo. Va bene, adesso metta farò rondinella uva e vede che cosa viene fuori. Va bene. Qualche lo cosa lo che farò, lo farò senz'altro, perché è spiacevole, molto sgradevole. Purtroppo è così, guardi, io la capisco. Brig mi stampa, allora possiamo chiudere, sono le ore... Ah no, aspetti, ci siamo messi a chiacchierare, ci siamo distratti, perché c'è ancora un altro punto che volevo trattare con lei rapidamente, però, quindi concentriamoci sul fatto. Allora, lei nella sua relazione dice poi che andavano ricercati eventuali liquidi organici sugli indumenti di Giuseppe Uva. Sì, perché lì c'era una nota che voi dovreste avere, una fotocopia di indumenti che sono andati, che la signora andò a richiedere. Sì. Adesso no, ma io so bene dove stanno gli abiti, cosa mi volevo riferire. D'accordo. Ah, guardi, la ricerca rondinella uva dà fuori una serie infinita, perché ho scoperto adesso, facendo in questo istante la ricerca, che esiste un'uva che si chiama rondinella, quindi lei troverà un'uva che si uva il frutto che si chiama rondinella. Sì, e quindi lei troverà una serie infinita di finché quello non è male. No, decisamente. Allora, le stavo dicendo, noi sappiamo benissimo la storia di quei vestiti. E quindi le volevo dire, lei dice che sarebbe necessario un esame di cerchio eventuali liquidi organici. Lei chiede questa ricerca sul presupposto quindi della veridicità dell'affermazione della donna, e cioè che ci sia stata una perdita ematica
a livello anale. Anale o genitale, non saprei. Cioè. Oh. Allora, nella consulenza l'esame è stato fatto dal consulente e non c'era nessuna lesione anale e nessuna lesione genitale. Questo tanto per essere chiari. Quindi, tra l'altro, le do anche questa informazione, questa persona purtroppo era senza fissa dimora, per usare un eufemismo. Era in condizioni... Questo me l'aveva detto la sorella. Esatto. Era in condizioni igieniche assolutamente pessime, pessime, come dimostra purtroppo anche la documentazione fotografica delle condizioni. Quindi i suoi vestiti erano, diciamo, testimoni della storia vissuta da questa persona. Comunque, a noi risulta che lui non avesse alcuna lesione anale. E c'è anche la lei non l'ha vista, ma ci sono anche delle fotografie, oltre che l'accertamento fatto dal medico legale. Senza il pannolone? Allora, guardi, vorrei un attimo che... Anche devo dire, io mi sono un po' stupito, no. Se glielo dico. Allora, guardi, le foto che le sono state mostrate, queste che lei ha allegato, sono proprio un tentativo, come dire, un po' maldestro di dare un'immagine che non è neanche giusta. Allora, lei ha allegato delle foto che la sorella ha fatto nel momento in cui il corpo era in attesa nella sala, nell'obitorio presso la medicina legale. Purtroppo la bontà di permettere ai parenti di dare un ultimo, di vederlo subito prima ancora che si procedesse all'esame autopsico è stata mal ripagata, perché proditoriamente loro hanno fatto delle foto e soprattutto l'hanno manipolato il corpo, perché la foto che lei allega alla sua relazione, come vede, dimostra che i parenti, scusi un attimo, le faccio vedere, dimostra che i parenti, vede qui c'è una signora anziana che tocca la fronte, per fare le foto l'hanno scoperta e manipolato. Ecco, infatti se c'è stato un appunto che poi io ho mosso alla medicina legale è stato proprio questo, e cioè che l'ha detto all'istituto l'infermiere è stato così buono da lasciarle che io ho, queste che lei ha legato, fatte dall'istituto, queste di che lei legale. Ha legato questa è la sua relazione, dottore. Sì. Poi ci sono queste foto, questa allegate. Io però non ce l'avevo, perfetto, lei queste non ce l'ha, queste però ce queste l'ho. Lei l'ha vista? No, se non è qua no, ma io le sue foto ce l'ho qui, io le so, ecco. Io queste ho. Scusi. Aspetta, queste qua, queste che noi abbiamo fatto apposta la fotocopia. Guardi. No, ascolti, le stavo dicendo del pannolone. Dottore, mi segue. Mi segue. Guardi, forse poi c'era anche quella che mi aveva fatto vedere lei. Ce l'avevo, sì. Ce l'avevo. Però queste allora... sono foto che non può avere fatto. Queste sono foto mi ascolti, del settore. Sto dicendo un'altra cosa. Sì. Sto dicendo un'altra cosa. Queste foto che sono state prodotte dalla parte insieme alla sua relazione, sì, sono le foto che dimostrano come i parenti hanno manipolato il cadavere in assenza di testimoni. Ciò nonostante, va precisato per chiarezza che c'è la foto del pannolone perché deve documentare, questa io, perché deve documentare come il corpo sia arrivato alla medicina legale, perché dal reparto di psichiatria è arrivato con il pannolone, è arrivato con il pannolone, però sarebbe veramente offensivo rispetto al suo collega immaginare che poi non siano state fatte le foto senza pannolone, cioè a tutto c'è un limite, conviene? Certo, convengo. Oh. Quindi era doveroso fotografarlo così come era arrivato, e cioè con il pannolone, ma poi dopo sono state fatte tutte le altre foto senza pannolone. Ora, questa storia del pannolone purtroppo è stata ampiamente utilizzata in questa campagna mediatica per ridicolizzare il lavoro del suo collega. Beh, però dicendo che non si è mai, e attribuendo anche a lei delle frasi da parte di chi ha fatto le dichiarazioni
dicendo che non si è mai visto che si fa un'autopsia ad un uomo col pannolone. Ma l'ho scritto io questa cosa? Io le sto dicendo io adesso di quello che è apparso sui giornali. Posso dirle che io mi ero un pochino stupito, perché avendo, io non ho fatto molte autopsie fisicamente in, come primo operatore. Ma si può fare l'autopsia a uno col pannolone? Scusa, non si può fare. Ma scherziamo? Non si fa. Vogliamo scherzare? Cioè, non voglio si dire. Fa. Ma, però mi ero alquanto stupito. Ma come si fa a farla l'autopsia? Scusi, ma lei quando aveva le fotografie lì della cavità toracica aperta, poteva esserci un taglio del genere col pannolone? Andiamo ben più in giù del pannolone lì. Cioè, ma non esiste, neanche immaginare lontanamente, è veramente offensivo immaginare che uno specialista faccia l'autopsia di un cadavere col pannolone. Su, forza! No. Lo è. L'autopsia col pannolone non esiste. Cioè, sarebbe stata da revoca. Io però avevo questa qua che le ho fatto vedere, sì, ho prima. Ho capito, dottor, ma lei ha quella che le hanno portato. Ecco, che poi le mie considerazioni non sono state altre che quello che io le ho scritto in quella relazione. Anzi, è fastidioso sapere che questi qui poi hanno attribuito a me delle cose cui si fa anche fatica a dire adesso, oramai. No, Rondinella ha detto che c'è anche il rischio che quel suo collega si sia sentito offeso. Ha ragione. Però lei mi darà atto che dal momento in cui ho messo piede qui in questa, su questa sedia, le sue parole sono state assolutamente tutt'altro di noi. Certamente, non ho dubbio di averle atto. Assolutamente, tutte le volte che lei mi diceva, lei ha degli appunti da fare. Io non ho degli appunti, perché se avessi, cioè, qui oltre gli appunti, siamo andati molto oltre gli appunti, qualche osservazione l'avrei fatta se fossi stato il consulente presente invece dei due, e lì ha ragione lei, non mi ricordavo che c'era quella nota che... Ma lei non sa se c'è stato motivo di fare appunti da parte dei consulenti? Sì, non lo so. Cioè lei dà per scontato che c'è la possibilità di fare gli appunti perché non è scritto quella determinata cosa, d'accordo. Ma se quel controllo è stato fatto, che appunti dovevano muovere? No, d'accordo, no, ma lì va bene. Che appunti dovevano questo... muovere? Il problema, ti ripeto, no, però voglio dire, se io non l'avessi chiamato oggi, noi non avremmo acquisito agli atti la sua dichiarazione sul fatto che la valutazione che il medico legale ha fatto l'autopsia col pannolone non è sua, perché qualcuno invece l'ha propagandata in questo senso, con come dichiarazione... Mia. Certo. Questo è fastidioso. È fastidioso perché invece io rispondo solo col pannolone. Cioè, no, attenzione, io rispondo solo di quello che ho scritto lì. Anzi, sono altri che devono rispondere a me di cose che mi hanno attribuito. Ma lei comprende che quando un suo collega si vede sui giornali messa alla berlina che ha fatto che ha fatto l'autopsia di una persona col pannolone? Beh, posso chiederle una piccola cortesia? Prego. Se lei si è convinto delle cose che mi ha detto e può farsi interprete presso il mio collega del fatto che questa cosa qua non può essere veramente attribuita a me, guardi, io le sarei grato. Le dico subito, eh? Pensi, le leggo un passo di un autorevole opinionista che è apparso su un giornale nazionale il 27 marzo, qui adesso stiamo parlando di altre cose, che conclude il 27 marzo 2010: per quasi due anni le indagini sono state completamente ferme. L'indagine dopo 10 mesi porta a incriminare due medici e va già con la richiesta di rinvio a giudizio, fra poco si terrà l'udienza preliminare e in più tiene aperto un fascicolo dove sono state fatte tante attività istruttorie per verificare con causa
da questo battage mediatico che è stato creato, permette a questi giornalisti di dire ripetutamente in tutte le televisioni ed altro che vi erano delle indagini da 2 anni completamente ferme, cioè dal momento in cui è successo quel fatto noi siamo qui fermi, non abbiamo fatto niente, ci siamo occupati di niente, eccetera eccetera. Poi allora spero che anche questo non venga attribuito a Rondinella. No, questo no, no, questo no, questo no, questo no, questo no. Aspetti un attimo soltanto. Poi naturalmente quando abbiamo incominciato a fare degli accertamenti, poi l'avvocato ha ritenuto di dover precisare. Adesso io non trovo i primi articoli. Però, ah sì, questi erano finiti a quei fatti. C'era un altro assegno stato, scusi, ispettore, anche quello. Vabbè, poi li troviamo. Comunque mi creda dove lei viene abbondantemente utilizzato dicendo che questi sono illeggibili perché sono molto. No, questo forse. No, questo è già quando mi punta da correggere il tiro. Ma mi riferisco a quelli dove invece c'è. Ecco qua. Allora. No, questi sono successivi. Dottore, poi dopo li troverà lei, però. Mi creda sulla parola che. Andiamo ancora. Forse sono questi, eccoli qua. Forse sono questi. Forse li troviamo. Allora, vediamo un po' dove c'è il suo nome. A proposito, noi abbiamo letto da più parti sui giornali l'affermazione della sorella che era palese un traumatismo alla zona genitale. Lei ha trovato riscontri negli atti, dalla consulente, dalle fotografie? No. Cioè l'unico dato è quello riferito di queste eventuali macchie in un pantalone o in una mutanda che non si è mai trovata. Però relata refero, io non ho mai cioè, visto. Sembrerò cinico, sì. Ma dato che io non do mai niente per scontato, sì. E dato che tutti gli abiti che aveva indosso la parte sono stati tolti dai medici dell'ospedale e poi consegnati alla famiglia, e poi dopo la famiglia li ha riconsegnati a noi, primo, se mancano gli slip quando sono stati riconsegnati a noi, non vedo per quale motivo si debba dire che siamo stati noi a sottrarre gli slip. Secondo, forse dovremmo partire dalla premessa che non è accertato che lui portasse gli slip, perché voglio dire, non esiste nessuna legge dello Stato che le imponga a pena di sanzioni corporali, insomma, no? Trattando soprattutto di un soggetto d'accordo. Che viveva in quel genere. Però di situazione. Relativamente a cose che posso avere detto io. No, non sto parlando di lei, sto dicendo in senso generale. Sì, d'accordo. Cioè, prima di dire c'è.
stiamo facendo una ricerca per lei, perché per noi in verità è un fatto ormai acclarato, però purtroppo della rassegna stampa ha fotocopiato in maniera molto 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 molto... Beh, ho una certa soddisfazione nel vedere che poi non è che ci siano 100.000 articoli. No, no, ce ne sono. Ce ne sono? Ah, no, no, ce ne sono, ce ne sono. Guardi che questa è la rassegna di due giorni, questa che le sto facendo vedere. E invece io devo andare a cercare a partire da che data, secondo lei? Dal 20 di marzo, più o meno. Dal 20 di marzo. Più o meno, quello è il periodo. Va bene, andrò su Google e andrò a cercare. Beh, per esempio, guardi, le posso leggere questo passaggio. Questa è l'Unità, che di solito non è neanche un giornale, diciamo, troppo aggressivo con i magistrati per principio, no? Eppure guardi che cosa dice, riportando le dichiarazioni, e quindi l'autopsia è stata fatta in maniera sbrigativa e parziale. Sbrigativa e parziale. Minimizzando e ignorando l'importanza delle lesioni presenti sul corpo. In particolare sul dorso e nella regione anale. Dove sono queste lesioni? Eccetera, eccetera, eccetera. Eccetera, eccetera. E poi continua naturalmente con altre... con altre... Il Fatto Quotidiano non... ci è andato giù abbastanza... abbastanza pesante. Anche qui... anche qui... si fanno forti di quello che sarebbe il contenuto delle vostre consulenze, e quindi eccetera eccetera. Vabbè, comunque adesso e quindi ha trovato ancora altro. Ah no, allora è prima ancora, siamo prima del 20. No, 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 è il 20 marzo, più o meno inizia. Va bene, dottore, non voglio ancora trattenerla, però aspetti che dobbiamo firmare il verbale. Allora, chiudiamo quando sono le ore 17:06.